Le iniziative riguardanti la celebrazione del Natale a Bova Marina hanno visto coinvolta, fra le altre, la scuola dell'infanzia paritaria L'Aquilone, diretta da Antonia Favasuli. Novità di quest'anno, la combinazione fra antico e moderno, vedente i pargoli esibirsi presso Villa Margeri ad interpretare il presepe vivente. Scelta quindi non casuale, in quanto alla libertà bisogna pur sempre porre degli indirizzi forniti da una sana educazione che, secondo la dirigente scolastica, deve avvenire nel rispetto delle nostre usanze cristiane. Buonasera, intanto voglio cogliere l'occasione per ringraziare la qui presente Marinella Malgeri che ci ha ospitato in questa villa meravigliosa di Bova Marina. L'idea di rappresentare il presepe quest'anno si basa su un percorso educativo didattico che guarda alla tradizione cristiana come base portante della società del domani. Il presepe è una gioia che vive dentro di noi e che si risveglia ogni anno in questo periodo, portando con sé un'atmosfera di serenità di cui i bambini, ma anche gli adulti, hanno bisogno. Estendo questa gioia oltre le mura della nostra scuola. È stata una prerogativa, seguendo questa cornice, per racchiudere la magia del Natale. Far conoscere quanto di bello Bova Marina offre, cercando di riscoprire luoghi che sono da millenni culla della tradizione greco-calabra. Ringrazio pure voi che siete venuti a questa nostra bella iniziativa e tutti i nostri cittadini e tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo nostro evento. Tra pianti e risa, i giovanissimi hanno dato prova della tecnica teatrale impartita loro da insegnanti qualificate e pazienti nel gestire l'intero evento con la gioia dei genitori e la speranza di un futuro migliore per il paese di Bova Marina.